L'arresto di questo abusante da parte della compagnia Carabinieri di Reggio Calabria rappresenta per noi un motivo di doppia soddisfazione, sia soprattutto perché siamo riusciti a evitare nuove violenze ai danni di questa povera minore, sia perché possiamo offrire un esempio di grande collaborazione con l'ufficio scolastico provinciale, e ringrazio il dottore Piscitelli che qui al Comando Provinciale è venuto a rappresentare la sua piena collaborazione e il modello che noi abbiamo sviluppato, ovvero la scuola che si è messa a disposizione della vitila per rappresentare poi successivamente situazioni di disagio. Questo è un modello che speriamo possa anche divulgarsi, possa espandersi nelle situazioni di possibile disagio che ci sono nella provincia e rappresentare un vero modello di sinergia fra due istituzioni dello Stato presenti qui nella provincia di Reggio Calabria. Mi preme rafforzare e confermare questa fruttuosa intesa con il Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Reggio Calabria, in particolare con il signor colonnello Giuseppe Battaglia, che ringrazio per quanto fa per la cittadinanza e per la scuola. La collaborazione tra le istituzioni è volano di successo di iniziative come queste, quindi giustamente vogliamo presentarla come un modello, con l'auspicio che si possa replicare in altri territori.